Gaston, allora questa partita col Crotone è una partita particolare per te, ritroverai Ahmad Ben Ali, siete grandi amici, lo scorso anno ci fu quella cena, il giorno in cui lui lasciò Pescara per Crotone, sarai emozionato nel ritrovarlo da avversario? Sì, sì, diciamo che con Bena ci sentiamo spesso, siamo dei amici, lo ritrovo, diciamo che l'ultima volta ci ha fatto gol, sono contento che comunque sta ritrovando spazio adesso dopo un infortunio che lo ha lasciato fuori per tanto tempo. Ritroverai anche un altro tuo ex compagno, un altro vostro ex compagno, Stefano Pettinari? Sì, sì, Stefano è un grande giocatore, ha avuto poco spazio a Lecce, l'ultimo ha fatto gol, quindi dobbiamo prendere cura anche che da lui. Partita dura per il Pescara in casa di una squadra che deve salvarsi, che ha bisogno di punti. Sì, sì, diciamo che il Crotone l'anno scorso in questo periodo stava lottando per la salvezza della Serie A, quindi la squadra è praticamente la stessa, quindi non dobbiamo vedere la classifica, studiare bene l'avversario che sicuramente sarà una battaglia. Non ci sarà nel Crotone Rodien, che è il giocatore probabilmente più tecnico, giocatore che orchestra bene il centrocampo, questo è un piccolo vantaggio per voi probabilmente? Sì, ovviamente che un po' di difficoltà in più l'avranno, però dobbiamo pensare a noi, perché comunque siamo noi quelli che dobbiamo fare la partita e siamo noi quelli che dobbiamo portare a casa i punti. Come ti sei trovato a Foggia con questo 4-3-1-2? Tra l'altro nell'ultima parte di gara hai giocato da trequartista, facendo anche buone cose. No, cioè, mi sento bene. Penso che ci può dare un'arma in più, perché magari affronte le squadre con un modulo diverso e diciamo che 4-3-3 era molto prevedibile, adesso siamo meno prevedibili con un altro modulo, quindi vediamo. A Foggia si è vista una squadra battagliera rispetto anche alla gara con il Brescia, ora manca questa vittoria, questa prima vittoria del nuovo anno. Sì, diciamo che a Brescia ci ha giocato male tutto, siamo partiti bene e non siamo potuti fare gol, però la grinta c'è stata nonostante un 5-1. Però dobbiamo continuare così e sicuramente arriveranno i risultati, arriveranno a girare per il nostro favore tutte le cose.